Un ascensore di massa 400 kg è tirato verso l'alto da una forza di intensità 6.000 N. Un uomo di 75 kg si trova all'interno dell'ascensore. Qual è l'intensità della forza che l'ascensore esercita sull'uomo? Nel nostro sistema abbiamo un ascensore con all'interno un uomo e l'ascensore è tirato verso l'alto con una forza uguale a 6.000 newton. Ora, siccome l'ascensore ha una massa di 400 kg e all'interno dell'ascensore c'è un uomo di 75 kg, vuol dire che la forza applicata all'ascensore è applicata in realtà al sistema uomo-ascensore. Quindi possiamo applicare il secondo principio della dinamica, F uguale ma, in cui F è la forza dei 6.000 N, m è la massa del sistema ascensore uomo, quindi sarebbe la somma delle due masse, sia dell'ascensore che dell'uomo, mentre l'accelerazione è quella che andiamo a calcolare, quindi l'accelerazione è uguale alla forza diviso la massa dell'ascensore più la massa dell'uomo uguale 6.000 diviso 450 più 75 uguale a 11,43 metri fratto secondo quadrato. Quindi se dobbiamo rispondere alla prima domanda, qual è l'intensità della forza che l'ascensore esercita sull'uomo, essendo l'uomo posto a un'accelerazione di 11,43 metri secondo, esattamente come l'ascensore, possiamo calcolare la forza l'uomo come la massa dell'uomo per l'accelerazione, che è uguale a 75 per 11,43 metri fratto secondo quadrato uguale 857,5 25, che possiamo scrivere come 8,6 per 10 alla 2 newton. Quindi questa è la forza che l'ascensore esercita sull'uomo, di massa 75 kg, essendo sia l'ascensore che l'uomo sottoposti alla stessa accelerazione. La domanda successiva è definire qual è la forza che l'uomo esercita sull'ascensore. Beh, per il terzo principio della dinamica sappiamo che la forza che l'uomo esercita sull'ascensore è uguale a meno la forza che l'ascensore esercita sull'uomo. Quindi abbiamo calcolato la forza che l'ascensore esercita sull'uomo, che è 8,6 per 10 alla 2 newton, quindi il modulo della forza che l'uomo esercita sull'ascensore sarà uguale a 8,6 per 10 alla 2 newton, però con verso opposto. Quindi avremo la forza che l'ascensore esercita sull'uomo e contraria la forza che l'uomo esercita sull'ascensore, stesso valore in modulo.